Domenica 27 aprile sarà celebrata da Papa Francesco la canonizzazione di Papa Wojtyla e Papa Roncalli. Vengono fatti santi e sono stati riconosciuti loro dei miracoli dopo lunghissime ed accurate procedure. Ecco quali sono. Per il Papa Buono Giovanni XXIII parliamo della storia di Suor Caterina Capitani. Aveva 23 anni quando una emorragia gastrica la portò in ospedale d'urgenza e poi, attraverso atroci sofferenze e numerosi interventi che chirurgici. Per la giovane Caterina, quando sembra non ci sia più niente da fare, viene poggiata una reliquia di Papa Roncalli in prossimità di una fistola che le era la maggiore causa delle sue sofferenze. Poi è lo stesso Giovanni XXIII ad apparire a Suor Capitani. La invita ad alzarsi dicendo: «Mi hai pregato tanto e anche una tua sorella in particolare. Me lo avete strappato proprio dal cuore questo miracolo. Ora non temere, tutto è finito. Tu stai bene, non hai più nulla da temere». Era il 25 maggio del 1966, Caterina era in coma e si risvegliò guarita. La donna miracolata da Giovanni Paolo II si chiama Floribeth Mora Diaz, è del Costa Rica, sarà presente in Piazza San Pietro per la cerimonia di canonizzazione. Intervistata dai giornalisti di tutto il mondo, ha più volte raccontato l'accaduto. Il suo calvario inizia l'8 aprile del 2011 con un forte dolore di testa e la fatale diagnosi di un aneurisma. È il 1 maggio del 2011 quando la donna, sofferente, accende la TV per vedere la cerimonia della beatificazione del Papa. Ad un certo punto vede Benedetto XVI con la reliquia di Wojtyla. Poi sente una voce che le dice: «Alzati e non avere paura». È la voce di Giovanni Paolo II. Floribeth Mora Diaz si alza dal letto, sta bene, e dagli esami medici risulterà poi che l'aneurisma si è inspiegabilmente riassorbito.